La mia mamma è un giardino pieno di margherite, con tanti colori e farfalle infinite. Lei per me è come il sole. Lei è una bella e bella come un giorno d'estate, in cui insieme andiamo al mare. Mi dà luce e tanto, tanto amore. Bene bimbi, avete visto quanti bei disegni? Sono i disegni che Matteo mi ha regalato per la mia festa. E non è il mio compleanno, ma è la festa della mamma. Domenica prossima sarà la festa di tutte le mamme del mondo. La mia, la tua, di tutti i bimbi. E soprattutto siamo nel mese di maggio e quindi ricordiamoci che la nostra mamma più importante è la Madonnina, la mamma del cielo. Quindi domenica sarà proprio la festa di tutte le mamme del mondo. E allora, che ne dite di preparare dei regali per le vostre mamme, per rendere speciale questo giorno? Potete fare anche voi dei bellissimi disegni con le vostre manine, e già quello sarà il regalo più bello per le vostre mamme. E poi vi propongo di prepararle una bellissima collana da indossare, una collana un po' particolare perché è fatta di pasta. E per fare questo regalo alla mamma vi occorre della semplice pasta. Io ho scelto le penne, ma voi potete scegliere qualsiasi formato. L'importante è che sia una pasta bucata, perché nella pasta andremo ad infilare dello spago o, guardate, anche qui un filo colorato un po' resistente, che servirà appunto per formare la nostra pasta. Poi ci servirà della pittura o dei pennarelli. E poi, vabbè, qui ho già preparato della pasta colorata con la pittura, io, che ho già fatto asciugare nei giorni scorsi. Vedete, basta che mettete della pasta in un piatto, scegliete il colore che più vi piace. Io ne ho scelti tanti, avete visto? Blu, rosso, verde, giallo, arancione. Poi potete scegliere il colore che volete, il colore della vostra pasta. Prendete un piattino, mettete della pittura, mettete la pasta e poi con un pennello la colorate. Oppure, se vi volete divertire ancora un po' di più, con le mani, così vi sporcate bene, potete colorare la vostra pasta colorata. Una volta che l'avete colorata, bimbi, prendete la penna e la mettete ad asciugare in un altro piatto. Quando la pasta poi sarà asciutta, la mettete poi in un piatto così e la mettete da parte. Oppure, se non avete a disposizione la pittura, prendete un pennarello, io ad esempio ho preso il rosso, la pasta, e guardate, possiamo anche colorare la pasta con il pennarello. E anche qui potete scegliere il colore che più vi piace. Quando avrete colorato tutte le vostre paste, possiamo andare a preparare la nostra collana. Io questa l'ho fatta con lo spago. Se non avete però lo spago, non importa, cercate a casa dei fili un po' resistenti. Ad esempio io avevo questo bel filo giallo, lo taglio un po' lungo se vogliamo fare una collana un po' più lunga alla mamma, se no va bene un po' più corto, e iniziamo a infilare la pasta così. Prendo uno blu, uno rosso, uno giallo e così via. Potete alternare i colori, mettere di nuovo un blu, un rosso, un giallo. Potete, ad esempio, io qui, guardate, ho messo un pezzo, una penna grande, una piccola, tre piccoline, poi di nuovo una penna grande. Potete ordinare la vostra pasta come meglio vi piace. E poi, quando avrete riempito tutta la collana, andate a fare un bel nodino.
Poi, se avete a casa anche delle perline o dei fiocchetti, potete ornare la vostra collana come più vi piace. E poi, quando la vostra collana è pronta, potete regalarla alla vostra mamma e farla indossare. Bene, tanti auguri a tutte le mamme.